ringrazio particolarmente l'onorevole Jimmy Cangiano, componente Commissione Cultura e Istruzione, da sempre interessato nella formazione, nell'educazione, nell'istruzione, ma in particolar modo molto interessato all'informazione. Del resto l'informazione è quello strumento che ci permette di orientarci, ci permette di essere più consapevoli e se siamo più consapevoli sicuramente possiamo provvedere meglio al nostro benessere. Pertanto do adesso la parola all'onorevole e lo ringrazio anche per l'ospitalità. Buongiorno, innanzitutto grazie a voi per essere qui oggi. Noi facciamo semplicemente il nostro dovere e noi siamo felicissimi di ospitare iniziative come questa di oggi, perché quando si parla di oncologia e in che modo poter supportare un dramma così grosso, la politica deve provare sempre a fare la propria parte. Però quindi veramente vi ringraziamo per la presenza e poi ringraziamo quello che fate ogni giorno sul territorio nazionale per difendere e per portare avanti queste battaglie. Qualche settimana fa, intervistato da una televisione nazionale rispetto ad una serie di questioni più ampie, mi chiedevano perché è importante la medicina estetica, perché dovrebbe essere una priorità nei tanti problemi italiani. Tutto dipende da che punto di vista. Se la leghiamo, per esempio, all'oncologia, io dico che è una priorità. Io ho conosciuto tante donne che hanno purtroppo avuto tumori impegnativi e dopo, solo grazie alla medicina estetica, hanno ritrovato il sorriso. Quindi perché no? Perché non approfondire un tema così delicato? Perché non fare qualcosa in più rispetto ad un dramma che purtroppo cresce sempre di più ogni giorno? Quindi il vostro lavoro è straordinario, lo racconterete meglio in questa sezione di conferenza stampa, di incontro, perché ha anche dei tratti innovativi, ci raccontate tutto quello che possiamo fare con le parrucche, con i capelli, per ridonare anche in questo caso un sorriso alle tante donne che purtroppo soffrono ogni giorno. Quindi veramente il lavoro è notevole, ma dicevi bene tu prima, c'è bisogno sempre di più di una cultura, non solo per la bellezza, se vogliamo abbinarla ad un sorriso, ma la cultura di informazione. Questo sicuramente va fatto, vanno in tutti i modi agevolati ogni tema, ogni strada di comunicare questo dramma e dobbiamo invece noi che poi siamo istituzioni, siamo legislatori, trovare momenti e tempi per l'ascolto, perché io lo dico sempre, non siamo tuttologi, quindi abbiamo bisogno di trovare e di ascoltarvi. E poi alla fine le risposte arrivano, perché anche questo Parlamento in questo primo anno e mezzo abbia fatto già qualcosa, per esempio diciamo, qualche mese fa il Parlamento ha licenziato una nuova legge sull'oblio oncologico, è già un passo importante, perché diciamo, con questo strumento le persone guarite da tumore non sono più obbligate a fornire informazioni rispetto ad indagini o diciamo informazioni personali rispetto alla propria posizione fisica pregressa, quindi questo già è un dato e quando dico questo mi riferisco per esempio a tutto quello che è legato ai minuti e tante altre cose. E questo è arrivato anche soprattutto dopo l'ascolto, dopo essersi confrontato con le tante situazioni presenti sul territorio. E quindi da oggi sicuramente possono emergere delle novità, io posso attingere delle informazioni che abbiamo già anche in modo di parlarne prima e capire veramente in che modo queste azioni possiamo, queste idee possiamo trasformarle in azioni. Io do la mia piena disponibilità, il mio pieno contributo per portare avanti
con determinazione e anche un pizzico di coraggio alle vostre battaglie. Grazie. Grazie, grazie onorevole, grazie. Allora, avrei dato la parola adesso all'altro onorevole, ma credo... Ok, così vorrei prima liberarvi se soprattutto avete dei lavori. Grazie ancora onorevole. Nel frattempo che arriva, comunque spendo due parole riprendendo un attimo il discorso che ha fatto l'onorevole Jimmy Cangiano proprio sull'importanza in oncologia di quello che può essere proprio la parte di estetica, perché le donne, ma tutti i pazienti in generale, io parlo sia degli uomini che delle donne, oggi qui presente ci sono, no, dei rappresentanti, mi fa enormemente piacere che siano venuti, hanno sofferto anche questo tipo di cambiamenti, perché noi cambiamenti a volte li scegliamo e anche quando li andiamo a scegliere siamo spaventati nell'affrontarli. Figuriamoci quando questi cambiamenti invece devono essere subiti e la persona si ritrova mortificata anche nell'aspetto e deve cercare di migliorarsi il più possibile. Prego, prendete posto. Allora, qua abbiamo anche dei rappresentanti nostri di Tricostar. Ok, che poi parlerà anche ovviamente la Presidente Giuseppe Giambertone, che ovviamente con noi ha una collaborazione rispetto a un progetto per loro fondamentale, ma anche per noi fondamentale, che è Banca della Parrocchia. Per cui veramente per noi è un onore oggi averle qui, tanto ovviamente Giuseppe quanto Amelia. Va bene, allora io direi che intanto continuo un attimo a parlare in attesa dell'altra onorevole, che si è entusiasmata quando ha saputo del nostro progetto e ha fatto di tutto oggi per essere presente. Stavo dicendo, a proposito sempre della bellezza, come psicoterapeuta mi trovo spesso e volentieri quindi in seconda battuta a voler fronteggiare questo tema. Perché dico in seconda battuta? Perché in prima battuta la donna è comunque sconvolta, o l'uomo è sconvolto e ha bisogno di essere seguita da un medico e c'è un processo di medicalizzazione. In seconda battuta il paziente mi arriva a dire anche in maniera un po' vergognosa che non si riconosce più nel suo aspetto. E lì ovviamente è importante accogliere la sua richiesta e orientarlo in quello che può essere, intanto quello che può essere fatto per farlo sentire meglio, perché quando una persona si guarda allo specchio, immaginiamo quando abbiamo anche un semplice raffreddore, ci guardiamo e diciamo mamma mia quanto sono brutto oggi, che faccio? E questo è un dramma. Nel momento in cui invece chiaramente mi riconosco a malapena a causa degli effetti collaterali di un farmaco, che può essere per esempio il cortisone, nello stesso internato cambia, poi qui avremo una rappresentante, una docente della scuola di estetista, che ci darà a proposito, no? Quello che è opportuno fare. Immaginiamo quindi quando io mi guardo, mi vedo gonfio, mi cadono i capelli, mi cadono le sopracciglia, mi cadono le ciglia e dico sono un mostro. E devo convivere con questo aspetto per tutto il periodo del trattamento, che se va bene è quello che corrisponde chiaramente a quanto mi è stato detto all'inizio, altrimenti c'è un continuum. E poi ci sono anche quando finisce gli effetti collaterali. E allora lì qual è il mio intervento? Quello di supportare ma anche orientarlo nella pratica a migliorarsi. Perché una persona quando si guarda allo specchio e quando si vede meglio reagisce meglio anche alle terapie. Questo è fondamentale rispetto a tutto il percorso terapeutico ed è per questo che noi, come parlo di voi e guardo le mie colleghe, perché l'ambulatorio di estetica e oncologia fa parte di un'associazione che è appena nata e noi siamo orgogliosissime però di questo, che è la Cura Sofra Arte. Dico siamo orgogliosissime perché abbiamo faticato tanto per poterla costituire. Ci siamo resi conto di quanti ostacoli, soprattutto a livello burocratico, ci possano essere, ma oggi siamo un po' più sereni, almeno da questo punto di vista, e ci stiamo piano piano addentrando in tutto quello che sono le nostre idee che nascono dai pazienti.
i pazienti ci hanno orientato su quello che noi oggi andiamo dicendo, su quello che noi oggi in qualche modo vogliamo un po' promuovere e, come diceva l'onorevole, quando ha aperto i lavori, in qualche modo possa diventare anche poi un progetto di legge, quindi che aiuti i soggetti fragili. In particolare qui oggi parliamo dei pazienti oncologici e della bellezza e dell'estetica in oncologia. Allora, io a questo punto andrei avanti e farei parlare, a proposito sempre della parte estetica, Federica Santini. Ed è docente nella Elite Professional School, una scuola di estetica qui a Roma, ed è esperta soprattutto in quello che possono essere tutti i trattamenti che vengono effettuati sia manualmente ma in modo naturale per le pazienti. E do la parola a lei. Grazie. Grazie Paola. Quando si parla di estetica si parla di un benessere a 360 gradi e non solo diciamo da un punto di vista e da un aspetto puramente estetico, anche se aiuta molto la percezione di sé e nell'affrontare diciamo questa fase di cambiamento. Ad esempio, se noi dovessimo pensare in un viso rispetto alle ciglia o alle sopracciglia che fanno da cornice al nostro volto, perché ci definiscono nei nostri tratti somatici, è chiaro che quando vengono meno cambia il nostro aspetto. In questa fase, se la paziente è in corso di cura, ad esempio noi sconsigliamo di effettuare un tatuaggio perché potrebbe avere degli effetti indesiderati, ovvero anche se utilizzati i migliori pigmenti la pelle è molto reattiva, quindi ci potrebbe essere una variazione del colore o anche un malassorbimento del colore. Quindi in questi casi noi spieghiamo alla paziente che la sua pelle è delicata e quindi va trattata in maniera adeguata. Ad esempio consigliamo di applicare un fondotinta, possibilmente fluido, perché è più facile sia da applicare che da rimuovere. Cerchiamo di dare e insegniamo di dare importanza agli occhi e allo stesso tempo alle sopracciglia, truccandole con una matita e con un ombretto. Ma cerchiamo anche di spostare l'attenzione dagli occhi alle labbra. Sicuramente è fondamentale e può aiutare a creare una beauty routine sana e consigliare anche una mini autocura domiciliare da fare quotidianamente a casa. È noto che la pelle è un organo di difesa sia per gli organi interni che per il mondo esterno e quando parliamo di pazienti che stanno assumendo delle cure oncologiche, la pelle va ancora di più rispettata, perché parliamo di una pelle che è fortemente disidratata, fragile, sottile e vulnerabile. E di conseguenza va trattata con molta delicatezza, come fosse la pelle di un bambino. E per questo motivo che ogni paziente ha una propria esigenza e un proprio bisogno, e di conseguenza dobbiamo scegliere in maniera adeguata dei trattamenti da fare, scegliere le manualità migliori che si possono fare in quel momento e sicuramente bisogna avvalersi di prodotti con materie prime più naturali possibile, oltre che di grande qualità. Ovviamente il tutto è sempre concordato con l'equipe medica. In tal modo possiamo aiutare il sistema immunitario a reagire meglio alle cure e di conseguenza a fronteggiare al meglio tutto il percorso terapeutico. Grazie, grazie Federica. Ovviamente la ringrazio soprattutto perché ha spiegato che possono essere fatte delle cose. Quindi i pazienti devono sapere e anche magari chi ha a che fare indirettamente con i pazienti che possono essere fatti dei trattamenti, perché il più delle volte il paziente è terrorizzato anche da questo fatto e mi dice: dottoressa, non posso fare niente, non è vero,
non è vero. Ci sono dei trattamenti naturali, ci sono anche, abbiamo visto recentemente con dei medici, che possono essere fatti sempre previo ovviamente consenso, dei massaggi linfodrenanti, per cui si va in parte a intervenire sull'infede, ma sui gonfiori dovuti ovviamente non solo ai trattamenti chemioterapici, ma anche a quello che può essere l'uso del cortisone. Per cui tutto quello che prima veniva in qualche modo abolito, escluso dalla vita del paziente oncologico, in parte può essere ripreso e l'aspetto può migliorare. E poi anche raccontare in corso d'opera al paziente, che magari si vede, come dicevo prima, non bene, è importante, perché lo aiuta ad avere delle speranze e ovviamente, sapendo quali sono i professionisti giusti a cui rivolgersi, il paziente si sente ben seguito, supportato, e tutto questo contribuisce a farlo sentire meglio. Altrimenti, il più delle volte, il paziente si sente solo, solo nel suo percorso, solo nella sua diagnosi, solo contro tutto quello che è la malattia, e spesso e volentieri, ce lo possiamo dire apertamente, anche se qui ho dei miei pazienti, loro stessi sanno forse per primi che quando hanno sentito la diagnosi, la parola è stata abbinata subito a una sentenza. E il fatto invece di orientarsi, capire come vanno le cose, contribuisce a far stare meglio. Allora, credo che adesso stia arrivando, mi avevi detto, andiamo un pochino avanti. Allora, sempre rimanendo nell'ambito della bellezza, così poi introduciamo anche Tripostat, farei parlare coloro che ci ospitano. È il Salone Visconti, qui abbiamo il rappresentante Vincenzo D'Aria, e ovviamente è uno dei rappresentanti del Salone che subito si è entusiasmato della nostra iniziativa e si sono sentiti onorati quando l'abbiamo proposta. È un'iniziativa che si terrà poi il 9 giugno. Ok, e do subito la parola. Sì, sente Vincenzo. Grazie, buongiorno a tutti. Come parlavamo con Paola, i capelli in una donna sono, penso, una cosa fondamentale, anche nell'uomo, però magari nella donna sono un po' il punto di forza, no? Sono un po' la femminilità, la grinta, no? Quindi diciamo che quando vengono un po' a mancare i capelli, come il viso, magari i capelli ancora di più, perché vedersi senza grinta è complicato. Già cambiare a volte nei nostri saloni un look a una donna a volte è complicato, togliamo un po' i capelli, no? Non ci siamo mai, due dita, un dito, quindi quando si è costretti poi a non per propria scelta cambiare look diventa un po' più complicato. Aiuta tanto, ci sono vari fattori, uno è quello la confidenza che sta col parrucchiere, da quanti anni si conosce, l'intimità che sta col parrucchiere, perché poi subito si va dal parrucchiere. Oddio mio, che faccio? Tagliamo corti, tagliamo lunghi. Anche lì la confidenza, da quanto tempo si conosce, si fa un percorso insieme, sia prima che dopo, perché anche dopo comunque c'è la ricrescita dei capelli, qualora cadono, oppure se non cadono si indeboliscono. Per fortuna adesso ci sono tantissime aziende che si occupano di prodotti per capelli, noi coloriamo i capelli con l'enne, acqua, yogurt, per dire, prodotti molto naturali per quanto riguarda la colorazione. Quindi per fortuna anche noi siamo abbastanza equipaggiati, anche supportati dalle aziende che in continuazione ci danno modo di affrontare con prodotti naturali anche quello che è il percorso. Quindi insomma il consiglio che do è affidarsi al proprio parrucchiere e affidarsi anche nel cambiamento del look. Esatto. Step by step, però una cosa importante è proprio quella che stava dicendo adesso Vincenzo, no? La fiducia che si instaura con il proprio parrucchiere. Sembrerà assurdo, ma noi abbiamo delle persone di riferimento, ognuno ha il proprio parterre di professionisti a cui attingere, dal medico all'estetista, nonché al parrucchiere.
effettivamente già affidarsi a una persona nota aiuta la persona stessa, il paziente, a sentirsi meglio, perché più delle volte si verifica quello che stava dicendo Vincenzo, cioè dover tagliare, no? E i medici spesso, qui è ben arrivato al nostro professore Sane di oncologia, sì, no, meriti tutti i ringraziamenti perché è il nostro inviante, chiaramente noi non riusciremmo a vedere paziente se non ci fosse in qualche modo noi, quindi sì. E effettivamente il paziente subito riceve delle indicazioni, che è quello di tagliare i capelli, perché quando si iniziano le terapie cadono male, nel senso non cadono uniformemente ma a ciocche, e quindi lì chiaramente c'è un impatto visivo notevole, perché la persona si alza nonostante magari lo sappia, traccheggia e vede sul cuscino un insieme di ciocche di capelli che è brutto. Forse qui potremmo anche introdurre invece con la nostra Giuse Giambertone, che magari invito a sedersi, perché loro ci hanno anche un pochino insegnato che effettivamente prima di iniziare anche un trattamento chemioterapico la donna può ricevere un'indicazione, che è quella per esempio di tagliare i capelli e poterli donare e costruire una parrucca per se stessa. Ma di questo in maniera molto più approfondita ci parlerà Giuse Giambertone. Innanzitutto grazie per averci invitato e mi preme fare una doverosa presentazione della materia di cui mi occupo, cioè la psicologia solidale. Nasce ben 15 anni fa, con tantissima fatica, Paola, e condivido con te che la parte burocratica è la parte veramente più difficile e lo spoglio più duro da affrontare. E quando 15 anni fa abbiamo iniziato a parlare, perché ho capito che il mondo clinico era quello a cui bisognava relazionarsi, abbiamo cominciato a parlare di nudità del capo, della sofferenza delle pazienti e di tutto quello che comunque un disagio di un effetto collaterale di un farmaco non scelto, ma che purtroppo bisogna apprendere, i clinici che erano occupati in altro, sono occupati in altro. Ora c'è molto venuto in aiuto il terzo settore, quindi il dialogo anche con le altre associazioni, compresa la cura Sifarte, con cui siamo riusciti ad aprire questa banca della parrucca, non con poche difficoltà. Perché? Perché, come diceva giustamente lui, la nudità del capo è comunque la lettera scarlatta della malattia, perché qui c'è anche un tema di privacy che va affrontato. Pertanto ci sono donne, ragazze anche giovani, che vanno anche in giro con il loro bel capo, il loro bel volto. Noi facciamo anche un progetto fotografico molto interessante perché le pazienti si possano riconoscere e possano giocare anche con il discorso delle protesi o delle parrucche. E però non tutti hanno il coraggio e la forza. Perché? Perché anche un cambiamento fisico mette in difficoltà anche la relazione, quella che è la relazione sociale, la relazione familiare, lavorativa, professionale. Tanti hanno paura di sembrare inabili, cioè non si sa perché ci sono tanti professionisti che si rivolgono a noi e dicono: io ho il terrore che la gente non mi riconosca e quindi pensi non venga più come, non mi consideri più come professionista, non mi consideri più, ma anche tante giovani mamme, banalmente tante persone che comunque non si riconoscono allo specchio, perché la prima scoglio da superare è proprio quello, il dialogo con lo specchio interiore, quello che abbiamo tutte le mattine noi quando ci svegliamo. E questo è un disagio che va affrontato con tanta competenza, con tante formazioni, informazione per tutti gli operatori del settore, a partire dal mondo dei clinici, che devono dare le giuste indicazioni, gli infermieri, il personale infermieristico è fondamentale, gli acconciatori, perché no, i tricoprotesisti quali siamo noi, dove comunque le persone arrivano, noi avremmo tutto il piacere, io sono anche docente, insegno tricotecnica
anche al Consiglio Medico a Careggi, faccio parte della Società Italiana di Tricologia, quindi stiamo facendo tanti progetti sulla formazione ed è fondamentale che i pazienti che si rivolgono al mondo delle psico-oncologhe siano accolti con le formazioni giuste. Il taglio dei capelli è una violenza, ma è una violenza perché evoca pensieri anche storici, se vogliamo Auschwitz ad esempio, se vogliamo le prigioniere romane ancora prima, evocano pensieri negativi. Pertanto tutte le donne, anche solo quando accendi il rasoio, hanno un disagio terribile, è violento, per cui ci sono dei consigli, magari evitare di usare il rasoio per tagliare i capelli. In quanti centri ematologici siamo andati anche a raccontare questa cosa, del rumore del rasoio, che dà fastidio. Quanti giovani, quanti ragazzi, quante ragazze giovanissime, anche nel cancro al seno, che è quello dove comunque, come dire, anche quello più sentito, ci sono tante associazioni, tanti testimoni che parlano e si raccontano, anche nel cancro al seno, tante cose si stanno facendo, perché la bellezza fa parte del percorso di cura, questo è ormai, diciamo, assodato, e quindi, ecco, tornando ai progetti, i progetti che abbiamo attivato sono quelli della donazione dei capelli. I capelli fanno parte di un organo, è l'apparato tegumentario, è l'organo che spesso capiamo, e quindi pertanto la donazione viene intesa né più né meno come una donazione di organi e deve essere quindi rispettata, e devono essere dei protocolli ben precisi per la raccolta dei capelli e come vengono contattati. Esistono delle tripoteche dove vengono raccolti, igienizzati per poi essere utilizzati e quindi per fare delle protesi. Protesi che sono chiaramente di capelli veri e quindi altissima tecnologia, quindi una protesi di capelli veri è difficilissimo da riconoscere. Le altre protesi sono le protesi di capelli sintetici. Queste protesi spesso sono quelle che ci aiutano nelle banche della parrucca perché sono di più facile reperibilità. Dare una parrucca in una banca della parrucca, garantire il diritto alla bellezza, deve essere un atto dovuto per tutti gli ospedali. Tutti la dovrebbero avere una banca, perché noi lo sappiamo, perché ne abbiamo date tante insieme anche, e quanto comunque si riesce a restituire la sicurezza, si combatte l'isolamento sociale di questo. L'altro progetto è la banca della parrucca che riceve i capelli della donazione. Quindi io sono ben felice di parlare in un luogo istituzionale, grazie a questa possibilità che ci dai, perché c'è veramente tanto, ma ancora veramente tanto da fare, a partire dal dialogo. Grazie, grazie, grazie. Allora, sì, allora ricambio la postazione così la passo libera per l'onorevole, però intanto il gioco delle sedie, vero anche quello che stava dicendo Vincenzo, che effettivamente il rumore del rasoio resta impresso, no, nella memoria. Ci sono dei rumori che sembrerà assurdo, ma poi soltanto il sentirli ci fanno star male. Allora adesso a me veniva in mente un altro rumore, sì, che è quello del trapano del dentista per esempio, no? Però sono tutte quelle violazioni, come stava dicendo Giusy, effettivamente che si subiscono, dove la persona non ha il controllo, perché uno degli aspetti fondamentali che dobbiamo tenere presente quando viene fatta una diagnosi di tumore è che la persona si sente che non controlla più la propria vita, ci si affida a un medico, ai farmaci e si spera che tutto vada bene. Quindi l'aspetto poi che viene in seconda battuta considerato, che è quello della parte estetica, è fondamentale perché aiuta la persona a sentirsi meglio, a riconoscersi, come stava dicendo Giusy, e se io mi riconosco, mi sento meglio, il mio sistema immunitario reagisce anche meglio rispetto a tutti quelli che sono gli effetti collaterali di una terapia. Allora, qui penso che meglio di chiunque altro ce lo può raccontare anche una paziente che ha accettato di parlarne ovviamente pubblicamente, e Giada Di Mattia, che ringrazio sentitamente perché so che non è semplice. Lascio il mio posto, Giada. Allora,
ringraziamento. Il primo ringraziamento è per lei, perché con il suo affiancamento psicologico, perché mi è stato dato dal reparto di oncologia dell'ospedale San Pietro, e da lì il percorso è stato tutto in salita. Io ero dentro un vortice brutto e spaventoso, che mi sono trovata poi in un periodo bruttissimo, al Covid, il secondo Covid, che mi hanno dato la diagnosi così da sola, spaventata, non potevo assistermi nessuno, non poteva entrare nessuno con me, e quindi spersa. Dopodiché invece il percorso, davanti a me invece ho trovato delle persone, e ringrazierò sempre i miei dottori, tra cui il professor Astone, che mi ha sorretto. E l'ultima visita che l'ho fatta poi, anzi, l'ho fatta a novembre, quindi non è tanto tempo fa, e mi guarda e mi fa: Giada, perché non rimani un attimo con me ad affiancarmi e ad accogliere gli altri pazienti, che con il tuo sorriso riusciranno a vedere il bello dove il bello non c'è, perché il bello non c'è. E lì mi sono sentita così bene, così bella, perché se voi mi vedevate prima, non ero bella. Il cambiamento me l'ha dato anche interiormente la dottoressa, molto interiormente. Lei quando mi conobbe ero goffa, triste, perché ho avuto anche un percorso mio personale molto duro di affrontamento di una persona a me accanto che non si è comportata come si doveva comportare, e quindi era tutta una corsa in salita. Ma grazie a lei, grazie al dottore, il dottore, la prima visita io la ricorderò sempre, mi fa: dobbiamo fare questa terapia, sei pronta? E poi mi ha dato la terapia. Io ho iniziato la terapia e poi mi ha rivisto dopo pochi mesi e mi fa: Giada, come ti senti? Bene, allora ho detto: a posto, la terapia sta funzionando, non ha nessun problema? No. E lui mi fa: allora non hai le gambe gonfie? Ah sì, non ti sono caduti i capelli, non ti sono sfibrati? Ah sì, dormi la notte? No, dottore, dormo due ore e mezza a notte. E questo è il mio per notte, io dormo due ore e mezzanotte, non riesco a dormire di più, io mi addormento dopo aver preso la pasticca del canozzifene e collasso, ti ho detto dormo profondamente, dopodiché mi sveglio e sto sveglia per parecchie ore, leggo e poi mi addormento per due ore. Quindi due ore e mezzo giorno. Non sto bene, l'importante è che sto bene. Con queste informazioni che lui mi ha fatto capire che erano delle avvisaglie, cioè che portavano questo problema, tutti i farmaci, i salvavite in realtà portano degli altri problemi, però in realtà dei problemi che sono superabili, tra cui per esempio con la dottoressa sono riuscita a capire che potevo fare dei tatuaggi, e quindi quello che a me veniva a mancare un po' di sopracciglia, perché io per fortuna, grazie all'equipe del San Filippo Neri, perché il San Pietro è unito, il periodo Covid è stato disastroso per tutti, ma non per i malati oncologici, cioè questa fase non si è mai fermata, il progetto Salvavita non si è mai fermato, io posso dire in prima persona dalla diagnosi all'intervento che sto venendo anche un mese, quindi loro pensavano che io ero al quarto stadio. Dopo qualcuno dall'assù mi ha salvato e ero al primo stadio, quindi fortunatamente il dottor Astone mi sta seguendo scrupolosamente, però ho potuto fare solo la radioterapia e non la chemio, ma la dottoressa mi aveva, la mia radiologa del San Pietro mi aveva già preparato, mi aveva detto: guardi che dovrà
per non avere un brutto dramma, perché io i capelli lunghi li ho sempre avuti da quando ero piccola, per avere un brutto dramma potrebbe eventualmente aver bisogno di tagliare i capelli. E tutto un percorso che lì l'ha detto, però per me era mancanza di ossigeno. E dopo invece ho capito tante cose, che ci sono degli esperti, ci sono delle persone che ci possono aiutare. E io per esempio ho assistito al San Pietro al progetto iniziale, quando era una parte un po' embrionale, che la signora ha fatto delle prove simpatiche, e a noi eravamo tantissime di malati, ci ha fatto la misurazione delle parrucche. E io per la prima volta mi vidi rossa, ho detto ah, però rossa non sto male, nera no. Nera l'ho misurata, per carità di Dio, però rossa ero veramente bella, ho detto non è male anche rossa. Quindi se avessi avuto bisogno, sinceramente avrei accolto in me questa possibilità. E quindi grazie a tutti quanti. Grazie Giada, perché so che non è semplice anche parlare, no? In pubblico e mettersi un po' a nudo, raccontare la propria esperienza. E lei è una soltanto delle tante, ci sono qui sedute anche altre persone che io conosco da vicino, persone a cui sono legata affettivamente, oltre ad essere miei pazienti, a cui tengo e che ovviamente sono rappresentanti di tutto quello che noi stiamo dicendo. Allora, Giada giustamente ha iniziato il suo discorso dicendo è commovente, no? In qualche modo tutto quello che sta avvenendo e è avvenuto, oggi ci stiamo dicendo, ed è vero, perché non a caso si parla di soggetti fragili. La fragilità noi intendiamo proprio una sensibilità maggiore che hanno i pazienti oncologici. Perché? Perché purtroppo a loro saltano le difese e devono essere protetti, quindi io e la mia collega cerchiamo sempre di un pochino fare i paladini, io dico, della giustizia, no? Perché cerchiamo di trovare la strada migliore, cerchiamo di trovare la soluzione migliore, cerchiamo il professionista che possa aiutarli. Per esempio qui oggi è anche presente Martina Gamennone, che è una biologa, è una nutrizionista, di cui noi ci avvarremo, perché nella nostra associazione abbiamo bisogno anche di un nutrizionista, perché anche dire quello che il paziente può mangiare o non mangiare è fondamentale, perché ci sono dei cibi che magari fanno male al paziente oncologico, e ad esempio tutti quelli contenenti un po' lo zucchero, no? Se non erro, vengono un po' sconsigliati, quindi tanti magari mi chiedono, e io poi ignorantemente non so proprio rispondere, ma faccio parlare ai professionisti. Noi in ospedale abbiamo Giorgio Capuano, la nostra altra nutrizionista, che sono Alessandra Grosso, con cui Martina si è interfacciata e collabora, e chiaramente loro danno tutte le indicazioni, per cui come vedete noi il paziente lo accogliamo e lo portiamo un po' per mano durante il loro percorso e non. È vero che oggi stiamo un po' parlando di tutte le figure con cui loro si interfacciano nel mondo dell'estetica, quindi per migliorare il loro aspetto, riconoscersi, che non è soltanto un discorso di superficialità, ma è proprio per sentirsi meglio, per riconoscersi e sentirsi bene. Ed è una cura a 360 gradi, perché come dicevo all'inizio, l'ambulatorio di estetica è inserito nel progetto più grande, che è poi l'associazione La Cura Si Fa Arte, perché il benessere passa attraverso tantissime iniziative. Per esempio da noi c'è poco fa concluso un'esperienza di musicoterapia fantastica a cui hanno partecipato pazienti oncologici e non, e io ho avuto l'onore di partecipare all'ultimo incontro soltanto perché purtroppo non sono concisa i miei tempi, e ho notato un'energia assurda. Era un gran circolo, quindi un insegnante che insieme alla dottoressa De Sole e alla dottoressa Roberti ovviamente hanno insegnato, hanno fatto suonare strumenti di percussione, ma non era un suonare, era un sintonizzarsi con se stessi. Quindi noi cerchiamo di utilizzare tutti gli strumenti che possono aiutare la persona a stare meglio.
perché il benessere passa attraverso mille canali, non ce ne rendiamo mai conto durante la nostra vita, ma noi facciamo tante cose, tutte funzionali al nostro benessere. Come diceva Josie, dalla mattina quando ci guardiamo allo specchio, a tutte le azioni poi successive, perché cerchiamo di migliorarci, e se ci vediamo, ci sentiamo meglio, stiamo anche meglio a tutti gli effetti. Allora, ora avrei passato la parola alla onorevole. Ok, però allora io, anche se non era previsto, io darei la parola anche al nostro professor Astone. Certo che sì, vi conosco perché è rappresentante dell'ospedale San Pietro. Sì, vieni, grazie. Sì. Anche perché lui vede i pazienti prima di noi, chiaramente, e lo faccio in via. Quindi lascio la parola e lui adesso mi ucciderà, lo so, però sono contenta che invece sia qui. Prego. Innanzitutto grazie per avermi, come dire, proposto di venire oggi, perché effettivamente è un piacere condividere con voi tutte queste emozioni che ruotano intorno al mondo dell'oncologia, ed è un piacere per me, che proprio giovanissimo non sono, vedere che il futuro si prospetta, diciamo, ricco di spunti di riflessione molto molto importanti dal punto di vista del benessere della persona. Scusate, ma a me la parola paziente non piace, e quindi io parlerei di persone. Perché parlo di persone? Quando io ho cominciato negli anni 80 l'oncologia al Gemelli non c'era niente, l'oncologia non esisteva, si cominciava a fare qualcosa con il professor Veronesi, che tutti conoscete, e col professor Boradonna all'Istituto Tumori di Milano. Si cominciò a pensare, la prima cosa da fare, i trattamenti, cioè venivano fuori quei pochi farmaci che all'epoca avevamo, con effetti collaterali direi spaventosi. Abbiamo una letteratura, un'esperienza comune di quanto in quegli anni il trattamento oncologico fosse qualcosa di seriamente impegnativo. Questo è la base, diciamo, per quello che ancora oggi purtroppo ci portiamo dietro, cioè questo stesso, come diceva Paola prima, questo marchio, questo bollo degli effetti collaterali, l'hanno preso in primis, che praticamente identifica e discrimina, scusate l'espressione, ma è quella, la persona che ha avuto un'esperienza oncologica come qualche cosa che deve essere in qualche modo bandito. Il professor Veronesi diceva che è facile estirpare il cancro dal corpo, è quasi impossibile estirparlo dalla mente. Proprio per dire che andando avanti con l'esperienza, con l'acquisizione, con i nuovi farmaci, con le nuove tecnologie che noi oggi abbiamo, non ridere, con le nuove tecnologie che noi oggi abbiamo, indubbiamente si riesce ad aumentare, questo è il messaggio che mi piace condividere, si riesce ad aumentare l'efficacia dei trattamenti, si riesce a parlare di guarigione, non di sopravvivenza, ma di guarigione, e si riesce ad avere un controllo degli effetti collaterali che una volta era impensabile. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire questo, che oggi avere una diagnosi di tumore, il tumore della mammella in particolare, non è una sentenza definitiva, può essere soltanto una fase temporanea dopo la quale ci deve essere il recupero. Anzi, qualche paziente lo dice, perché in effetti il discorso era venuto fuori prima, è un'esperienza che ti prova, ti fa crescere, il discorso che si teneva, cioè è un'esperienza negativa, un'esperienza dura, ma è un'esperienza che può aiutare a migliorare se stessi, nel momento in cui sai che alla fine del percorso c'è una possibilità di guarigione, e a quel punto tu oggi devi pensare a quello che sarà il tuo dopo, e l'alopecia, di cui oggi parliamo in primis, rappresenta quell'ostacolo che si frappone tra te e il resto delle tue esperienze relazionali e lavorative, diventa un elemento di discriminazione che finisce con l'isolare la persona, e il recupero dopo una fase di discriminazione diventa praticamente impossibile. Cioè, dopo la mazzata, scusate l'espressione semplice, della diagnosi, c'è la mazzata delle interruzioni delle relazioni sociali, con un'incapacità che molti di noi abbiamo, che molte persone hanno, di relazionarsi con chi sta vivendo un'esperienza di questo tipo. E questo, quindi, il lavoro diventa veramente a 360 gradi. Nel momento in cui noi sappiamo che la malattia è curabile, dobbiamo curare la persona. Per questo rifiuto la parola paziente, perché la persona
persona attraversa un periodo temporaneo al di là della quale c'è il reinserimento sociale, affettivo, lavorativo. Io mi hanno coinvolto nella struttura cinematografica, forse te l'ho detto, con una regista che si chiama Irene Magnani, in cui praticamente mi si chiedeva di buttarti un soggetto oncologico. Ecco, un soggetto oncologico che abbiamo condiviso era quello dell'idea di un percorso di cure difficili, compresa la luce, ma alla fine del quale c'è la luce della guarigione. Quindi un percorso temporaneo, immaginate alcuni mesi, duri, difficili, fatti col supporto di tutti, tutti coloro che possono aiutare a limitare i danni in una fase così delicata, ma al di là della quale c'è la guarigione. E il finale che si voleva immaginare è nel momento in cui la donna ha superato una prova durissima, ma è riuscita vittoriosa, a questo punto tutta la propria vita deve essere riscritta, tutte le proprie relazioni devono essere reimpostate, tutti i propri desideri e le proprie gerarchie di valori vanno riviste alla luce di un'esperienza di una persona che ha superato una prova, come la potremmo dire, sono tutte le prove ancestrali che una volta si utilizzano, cioè un momento di crescita, ecco crescita, forse usiamo questa espressione. Allora tutto quello che noi oggi, in questo periodo di difficoltà, possiamo fare affinché al termine di questo percorso ci sia una vittoria non solo nei confronti della malattia, ma anche nei confronti del recupero dell'integrità della persona, a cominciare con l'alopecia è il primo marchio, ma giustamente come dicevi tu, quante sono le problematiche che ruotano intorno a un percorso oncologico, ecco, allora a quel punto vuol dire che forse avremo vinto, avremo tutti insieme vinto la nostra battaglia. Curare solo gli aspetti della malattia, come era un po' l'oncologia di qualche anno fa, purtroppo quello era, è assolutamente limitativo. Al centro la persona, ed se siamo qui con Marilena, Silvia e Paola a discutere e a parlare di questo tipo di problematiche, questo effettivamente significa che non oggi la persona ha centro familiare. E bisogna che tutta la società in qualche modo lavorare su tutti, dai social, strumenti di comunicazione. Avete visto tutti là la figlia di Nino Banfi ballando con le stelle qualche anno fa, no? Che ha fatto il ballo e poi alla fine si è tirata via il foulard, no? Proprio per indicare questo messaggio che la persona che subisce un determinato tipo di percorso non deve vergognarsi e quasi chiudersi, no? Di avere il coraggio con l'aiuto di tutti, di tutte le competenze professionali che possono ruotare intorno alla persona, il coraggio di dire, ok, a me è capitato, ma io sono qui, io sono viva, io sono io, e ho diritto di riprendermi la mia vita, e a questo punto dovrei fare con me, i conti con una me, che non è quella di prima, ma quella di adesso. Lo diciamo. Allora, grazie Antonio. Grazie Antonio, grazie delle parole perché sono esattamente quello che noi facciamo. E volevo anche dire una cosa rispetto, per esempio, agli uomini, perché sembra assurdo, ma anche gli uomini hanno ovviamente il loro aspetto e anche loro si vogliono riconoscere nel loro aspetto. E allora, tante volte i miei pazienti, gli uomini, mi dicono: presto sembrerà un po' ridicolo se io mi metto una parrucca. Io dico, ok, cosa possiamo fare? Allora, si iniziano una serie di trattamenti che possono essere il nutrizionista, magari un po' di movimento che aiuta a smaltire gli effetti della tossicità, e eccolo lì che il paziente, facendo queste cose, si sente meglio. Io continuo a guardare lì perché ho un mio rappresentante in questo senso e credo che lui possa in qualche modo confermarlo, perché anche per lui è stato difficile dire non mi riconosco, non mi piaccio, non ero così, un tempo facevo determinate cose, no? E questo è sacrosanto, io questo non lo restituisco perché non ho la bacchetta magica, perché altrimenti avrei fatto 1500, penso, miracoli al secondo. Però posso indicare le strade,
A ognuno io indico le strade, dico quelli che sono i professionisti che possono essere presenti in maniera valida, supportiva, realisticamente supportiva, dall'estetista al parrucchiere, alla nostra esperta, no? Anche in tricologia, perché Tricostark è una delle principali aziende per i problemi proprio tricologici, quindi offre le soluzioni più adeguate per la persona, dall'alopecia per un discorso di trattamenti chemioterapici, quindi si va a personalizzare, un po' come diceva anche Giada all'inizio, si cerca anche di giocare un po' con la persona, perché c'è chi vuole essere fedele alla propria immagine e quindi ricostruisce a volte, no, i capelli esattamente come li aveva, e c'è chi invece osa, magari mi voglio vedere diversa, con un colore diverso, e gli esperti qui di Tricostark ci hanno un po' insegnato questo, effettivamente guardare la persona e capire quale può essere il taglio, il colore più adeguato. Guardo anche la collega da sole, perché spesso e volentieri ci siamo addentrate in questo e lei sorrideva dicendo: sono diventata bravissima, perché io sì, è vero, ne sono la testimone, perché si mette lì, noi abbiamo una serie di parrucche grazie a Banca della Parrucca, chiaramente a disposizione nell'ambulatorio di estetica, e scrutando la paziente, facendo delle foto, si individua proprio quella più azzeccata. E effettivamente poi abbiamo un riscontro da parte degli esperti, perché noi poi rigiriamo le foto e lui dice: oh, perfetto, ottimo. Quindi anche noi siamo stati un po' indottrinati in questo percorso, ed è solo l'inizio, perché chiaramente ci sono tante figure professionali. Ora non so se abbiamo ancora tempo, però dirò quello, parlo un attimo io. Ok, allora avrebbe parlato l'onorevole Lanciotti Elisabetta. L'onorevole Elisabetta è ovviamente componente degli affari sociali e inchiesta sul femminicidio. Perché oggi qui? Perché nel momento in cui ha saputo del nostro progetto si è entusiasmata. Si è entusiasmata perché voleva un po' capire da vicino, e quindi penso che avrà modo successivamente di vedere le registrazioni, di provare a capire quello di cui noi ci occupiamo, ma soprattutto, essendo molto attenti ai soggetti fragili, alla violenza di ogni genere, trattando ovviamente il discorso anche del femminicidio, voleva essere utile in qualche modo alla nostra iniziativa, e per questo chiaramente poi avrei dato la parola e lei ci avrebbe un po' mostrato meglio quello che fa, ma spero di essere stata in qualche modo esaustiva. Non ti si sente? Vieni qua. Allora, sono qui grazie anche a Maria De Martina, che adesso ve la presento. Eccola. Allora, l'onorevole nonna è una settimana un po' particolare, perché siamo a ridosso delle elezioni europee. Questa è l'ultima settimana dei voti, perché la settimana prossima ci sarà un impegno sul territorio. Purtroppo infatti molti hanno mostrato interesse a quello che è il vostro progetto, devo dire la verità. Quindi oltre ad Elisabetta, anche il vicepresidente della Camera, Rampelli, proprio adesso mi scriveva che non c'è lui proprio qui, perché era sul territorio, però mi ha autorizzato a invitarvi ad un convegno più grande nel Salone della Regina. Quindi lui, essendo il Salone della Presidenza, può prenderlo per voi, e a lui comunque ci sarà, farà piacere esserci, magari insieme ad altri. Stabiliremo un settembre, ottobre, quando vorrete, e lì è un salone molto bello, uno dei saloni più belli che si possa essere qui, perché si fanno soltanto dei convegni e degli eventi che meritano di tale importanza. E quindi lui proprio per questo mi ha detto io li ospiterò in un convegno per parlare appunto della bellezza, e prendo le parole del professore, del paziente al centro dell'oncologia. Quindi è questo, no, un po' il tema, perché Elisabetta Lancellotti in commissione affari sociali, con lei invece avevamo ragionato su un'eventuale mozione o tutte le iniziative che si potevano fare proprio in tal senso, che magari questo governo è riuscito a fare sul tema del dubbio oncologico,
un disegno di legge che è stato approvato, ma c'è tanto tanto ancora da fare, e magari sarà una promessa che quando ci vedremo per questo convegno, che io appunto investo Paola di farsi promotrice di questo convegno, che sarà fatto nel salone più bello di questo palazzo, e magari già lì vedremo di portare avanti delle proposte, delle iniziative che si possono muovere nell'ambito della medicina estetica e oncologia. Come diceva prima l'onorevole Cangiano, siamo stati attaccati da una trasmissione dicendo che noi parlavamo di formazione in medicina estetica quando non c'erano soldi per la sanità. In realtà noi non parlavamo di una medicina estetica perché dovevamo migliorare le persone, cioè le persone che stanno bene, che anche in quel caso è sempre una questione psicologica, perché migliorarsi vuol dire che una persona sente l'esigenza di migliorarsi, se uno si può migliorare perché no? E dall'altra parte quindi non parlavamo in salone nell'oncologia. Perché mi è capitato, perché credo che tutti noi abbiamo avuto purtroppo tutti abbiamo avuto una esperienza con la malattia, no? Se non diretta, indiretta, e mi è capitato di percepire a volte l'altro che non è dentro la malattia di un familiare, come se si volesse isolare, cioè escludere, perché non vuole vedere. Quindi è un modo pure di non accettare, e quindi per far sentire bene queste persone, è un modo anche per fargli rendere, cioè un po' la domanda infatti che volevo fare, un po' il rovescio della medaglia, rendo questa persona più attraente perché si deve sentire inadeguata, o noi non riusciamo a vedere queste persone così come sono perché ci sentiamo a disagio, perché ci sanno di morte, sembra brutto dirlo, ma è così. A me è capitato con un'esperienza personalissima di una persona, forse la più cara al mondo, che l'ho visto sfiorire, le persone non venivano, lui un po' si vergognava perché purtroppo per lui non c'era più niente da fare, però dava proprio l'immagine della morte, no? Che stava arrivando, e invece di avere attorno le persone, dall'altra parte non c'era più nessuno, come se era meglio girarsi dall'altra parte, e lui stesso, vedendosi in quel modo, si sentiva che si stava lavorando. Quindi anche in quel caso, secondo me, va bene anche la medicina estetica, anche in quel caso in cui non c'è più niente da fare, cioè se ne deve parlare in questa sede, anche di quei malati che purtroppo non hanno una via di fuga, però è importante accompagnarli fino alla fine con una dignità, che molto spesso poi diventano dei canali di viventi, quindi anche la società, anche lo stesso ospedale, tende un po' ad abbandonarli, e quindi in questo ben vengono iniziative anche per farli sentire bene, che arriva la statista che la trucca, che la prepara, il parrucchiere che gli mette una parrucca, ma perché devono sentirsi bene fino alla fine? Cioè in America c'è il culto che vengono truccate, quindi io sono veramente molto contenta di questa iniziativa. Allora, rispondo alla domanda inserita nel tuo discorso, perché è un argomento importantissimo quando si dice: ma lo fa per se stesso o lo fa per gli altri? Allora, intanto il paziente, la persona, come dice il professor Astone, effettivamente si è ricentrato, cioè ha riportato l'attenzione su se stessa, e questo grazie a un lavoro con noi psicoterapeuti, per cui la persona ha ripreso il controllo della propria vita. Quindi qualunque cosa va a fare la fa in primis per se stessa, e ne beneficiano chiaramente anche gli altri, ma la direzione è dall'interno all'esterno. Quindi non più faccio le cose per gli altri, perché poi questo è un po' il fulcro dello psicoterapeuta, far sì che il paziente riporti il baricentro all'interno, perché se io mi sento, se io sono in grado, se io sono consapevole, come dicevamo all'inizio proprio della giornata, riesco a orientarmi, a scegliere e a fare tutto meglio. Quindi sì, con il coraggio di dire: mi voglio piacere, faccio quello che mi serve, mi legittimo, e poi gli altri in seconda battuta, se vogliono, ne beneficiano.
Chiaramente c'è tutta una storia dietro, come stava dicendo Maria, ed è vero, perché il culto, no, anche a livello del dare la dignità al nostro caro, al defunto che non c'è più, e toccarlo. Ci sono le agenzie funebri che fanno questo. Io pure purtroppo ho avuto questa esperienza e me ne sono occupata io. Però è un'attenzione fino alla fine dare la dignità alla persona.